Ma ciao a tutti! Alcune volte dal nostro pianeta escono fuori cose assurde che non meriterebbero nemmeno di essere menzionate e sono una vergogna per gli esseri umani. Chissà gli alieni cosa staranno pensando di noi. Parlo dei peggiori videogiochi di tutti i tempi. Ne andremo a vedere un po' oggi e forse ci sarà spazio pure per una seconda parte. Anzi, sicuramente. Insomma, di giochi brutti ne abbiamo fin troppi. Ma per oggi ci limitiamo proprio ai peggiori in assoluto. Se siete già passati dalla pagina Twitch ufficiale, cominciamo! Ride to Hell Retribution. È un gioco di azione e avventura pieno di motociclisti, botte da orbi e seni prosperosi. E voi direte, cavolo, il mix perfetto! E io vi rispondo no, assolutamente no. In questo caso tutto è venuto fuori male. La storia parla di Jake Conway, un ex veterano del Vietnam tornato a casa per riprendere la sua vita da biker. Che strano modo di riprendersi dai traumi della guerra. Il problema è che qualcuno gli uccide il fratello e così comincia la sua epica avventura all'insegna della vendetta e dei bug. Il problema è che non è poi tanto d'azione, è pieno ma pieno di quick time inutili che rallentano il gioco. Meccaniche di guida che sembrano adatte al massimo ai giochi di snowboard, meccaniche di combattimento da pagliacci e scene di amore intenso con i vestiti addosso. Così maschilisti che accadono spesso dopo pochi minuti che avrete salvato una donna da un pericolo. Perché? Sinceramente non lo so. Poi abbiamo uno dei peggiori doppiaggi mai visti in tutta la storia dell'umanità. Ma sopra tutte queste sconcerie, questo gioco è il maestro dei glitch per eccellenza ed è stato rilasciato nel 2013. Capite? Nel 2013 perfino i ragazzi delle superiori avevano gli strumenti giusti per fare un videogioco. Steel Battalion Heavy Armor. È il seguito di Steel Battalion per Xbox che aveva un controller costosissimo da $200 che poteva essere acquistato insieme per guidare un mecha. Un po' costoso, così si è deciso con un seguito per Xbox 360, cioè Steel Battalion Heavy Armor, di integrare tutte le funzionalità con Kinect. Guidare un mecha con Kinect era il sogno di tutti i possessori di Xbox, ma le cose non sono andate proprio come previsto. Era per gamer hardcore che erano ancora riluttanti dal comprare una periferica del genere ai tempi, che aveva molti giochini per persone di età minore. Non erano tanto male la storia e l'ambientazione, il vero inferno erano proprio i motion control di Kinect. Praticamente bisognava combinare il controller normale con la telecamera. Un mix terribile che non avrebbero mai dovuto pensare. Tutte le testate giornalistiche, tutti i giocatori del mondo erano infuriati. Spesso si perdeva una partita solo perché un gesto non era stato riconosciuto da Kinect. Più volte il personaggio non faceva mai quello che gli veniva detto di fare con i gesti. Giocare questo gioco voleva dire soffrire, andando a rallentatore per aprire anche solo una finestrella, come un mimo bradipo. Superman 64. È forse il peggior gioco su Superman mai fatto. Anzi, ma cosa dico, è proprio il peggiore. Pure peggiore di un altro gioco DC chiamato Aquaman. Il primo livello, per esempio, consisteva nell'attraversare dei cerchi in volo. I comandi erano così orribili che nemmeno si poteva finire la prima fase. Le scritte guida che dovevano farti capire cosa dovevi fare apparivano per 2 millisecondi contati. E tu, beh, non capivi cosa dovevi fare. Superato il primo livello con il tutorial si arrivava al secondo, il mondo dei glitch. Potevi passare attraverso i muri o i pavimenti e ritrovarti in mondi che non dovrebbero essere lì. E se miracolosamente superavi il secondo livello, beh, ricominciavi con gli anelli. Ancora ad attraversare anelli, ed era una cosa costante, alternata a dei minigiochi stupidi e ridicoli. Io ce l'avevo il gioco e vi dirò, non ho mai superato il primo livello. Non perché sia un asino, ma perché ho rotto la cartuccia per la rabbia dopo la centesima volta che i controlli messi male mi avevano fatto morire o incastrare. Cheetah Man 2. Il franchise di Cheetah Man era un modo per riuscire a contrastare le tartarughe ninja, che a quei tempi stavano avendo il loro momento d'oro, ovviamente fu un fallimento totale. Un epic fail come pochi, un disastro commerciale. Nel 1991 uscì una cartuccia speciale per NES chiamata Action 52, che comprendeva sia Cheetah Man 2 che altri 51 giochi orribili, alla modica cifra di 200 euro. Come diavolo hanno fatto a vendere della spazzatura per 200 euro? Ah, il marketing forse. Comunque sia, non parliamo del primo Cheetah Man perché il secondo è speciale. È la prova vivente che molte case non imparano mai dai loro errori. Perché non solo ha fatto peggio, aveva pure più glitch e livelli ingiocabili.
Per esempio, alcuni nemici erano immortali. Non si sa per quale motivo era impossibile ucciderli e apparivano più di una volta sullo schermo. Quindi immaginate che frustrazione perdere un livello per un motivo così. Per di più, il capitolo 2 di questo brand, cita, utilizzava le stesse immagini di caricamento e di filmati del primo capitolo. I boss sono praticamente dei personaggi che vanno avanti e indietro, letteralmente da un estremo all'altro dello schermo. Sarà facilissimo ucciderli, sempre che qualche bug o glitch non vi fermi prima. Big Rigs. Lo so che vi aspettavate di trovare anche E.T. in questa classifica, ma quel videogioco ha segnato quasi la rovina dell'industria videoludica, quindi ne parleremo in un video a parte, solo per lui, così da enfatizzare la schifezza che era per bene. Comunque ora parliamo di Big Rigs, di cui mi sembra abbia fatto un video anche Yotobi. Bisognava guidare un camion trasportando roba illegale e scappare dalla polizia. Ma sapete cosa c'era che non andava? Tutto. Più di metà dei camion non aveva un carico da trasportare, i poliziotti non c'erano e quando facevate le gare non c'era sfida, perché i concorrenti non partivano. Ma è solo la punta dell'iceberg. Sembra che qualcuno abbia dimenticato perfino di aggiungere un minimo di collisioni. In pratica potete passare attraverso le case, anzi attraverso qualunque cosa. Non c'erano ostacoli. Potevate trovare scorciatoie dove volevate, pure attraverso altri camion. Nemmeno l'ambientazione poteva rallentarvi. Per esempio, salire una montagna poteva aumentare la velocità del camion. Ma poi volete sentire il suono? Non c'era suono. Né una musica, né la natura. L'addetto alla parte sonora ha aggiunto solo il rombo dei motori che sembrava provenire da una moto o da un altro pianeta. Ma poi non finisce ancora qua. Andando in retromarcia si poteva andare pure più in fretta. E se salivate o scendevate da una montagna in retromarcia, beh, sembrava di essere Flash. Potevate pure distruggere la barriera del suono volendo. Dopo che ho finito di ridere per circa mezz'ora, ho visto anche il timer in alto che non conta proprio nulla ma nulla. Ha dei numeri che escono dal box. Ma che cazzo, è possibile che manco una tabella per il timer siano riusciti a far bene? Pensate che il gioco doveva essere fatto da un team americano, ma poi per non si sa quale motivo è finito in mano a degli esperti, mica tanto, in Ucraina. Tutto creato al prezzo di $15,000. E sapete quante unità ha venduto? Ben 20,000, ma quasi tutte per sbaglio. Per sbaglio perché a quei tempi c'era un gioco sui camion davvero popolare e fatto bene chiamato 18 Wheels, uscito 4 mesi prima. La gente voleva assolutamente quel gioco. Alcuni però, confusi tra i due, hanno comprato il peggiore senza volerlo. Comunque, per concludere, era così brutto sto gioco che c'erano interi forum dedicati solo ad esso, e su eBay ad un certo punto venivano vendute copie per più di 100 euro. E T non scherzava, ma Big Rigs li tiene tranquillamente testa. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì, e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi, circa il 40% in più, film o telefilm unici che non vedremo mai, a meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre, ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet, potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua, di ogni genere di paese, utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix, ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e altri ancora, e con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione, così da pagare solo 2 euro al mese, il miglior prezzo finora sul mercato, e nel caso non siate contenti entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. E con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e ricordatevi di seguirmi su Twitch con il link in descrizione. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.